Ciao amici, oggi vediamo una dieta per dimagrire e sgonfiare la pancia in 4 settimane. Ma questo è impossibile, non se usi un trucco speciale. Questa particolare dieta è stata messa a punto per agire sui batteri dell'intestino, che tutti insieme vengono detti microbioma. È stato riscontrato che meno sono le tipologie di batteri nell'intestino, più alto è il rischio di malattie autoimmuni e anche di asma, allergie o eczema. Ma la dieta di oggi presenta anche altri benefici: elimina meteorismo, gonfiore, peso in eccesso, migliora la digestione e la salute della pelle, aumenta la capacità di concentrazione e il livello di energia, elimina mal di stomaco e disturbi intestinali. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco le 10 regole della dieta che elimina peso in eccesso e gonfiore della pancia. 1. Pochi zuccheri. Gli zuccheri devono restare sotto il 10% dell'apporto calorico giornaliero. Al di sopra di questa soglia si rovina l'equilibrio della flora batterica. Gli zuccheri sono sconsigliati anche a chi soffre di colon irritabile. 2. Scegliere i grassi giusti. Da evitare i grassi di origine animale e gli oli vegetali industriali. Questi grassi sbagliati nutrono i batteri cattivi dell'intestino. 3. Attenzione ai FODMAP. I FODMAP sono i cibi che fermentano nell'intestino e creano il gonfiore alla pancia. No a questi alimenti gonfiapancia e, per capire come fare, ho scritto un ebook. 4. Sì ai prebiotici. I cibi prebiotici contengono fibre che sono il nutrimento dei batteri intestinali buoni. Sono asparagi, avena, mandorle, banane, verdure a foglia verde e topinambur. 5. Mangiare cereali integrali. Via libera a riso selvatico, amaranto, grano saraceno e quinoa. Infatti, i cereali integrali senza glutine non rischiano di irritare l'intestino. 6. Non più di un caffè al giorno. No, scusa, anche il caffè mi togli? Il caffè può disturbare l'intestino e favorire gli ormoni dello stress. Una tazza di caffè o due di tè nero sono tollerate, ma meglio altre tipologie di tè, come tè rosso o rooibos, che è anche un potente antiossidante. Tè allo zenzero, tè alla menta, amici dell'intestino e della digestione. 7. Cioccolato e miele come dolci. C'è spazio anche per i dolci nella dieta dell'intestino sano. I dolci tollerati sono il cioccolato, che previene malattie cardiache e abbassa la pressione, ma non più di 2 quadratini al giorno e di quello fondente, mi raccomando. Il miele, meglio grezzo, nutre i batteri buoni dell'intestino con tanta dolcezza. 8. Favorire i cibi fermentati. I cibi fermentati, come i crauti, aiutano l'intestino e sono amici della flora. 9. Dormire il giusto. Anche dormire male, troppo poco o troppo, contribuisce allo squilibrio del microbioma. Per il riposo, meglio seguire alcune semplici regole: dormire almeno 7 ore a notte, non guardare TV o computer prima di andare a dormire, non dormire troppo al caldo e sì ai riposini pomeridiani, ma non più di 20 minuti e non oltre le 16. 10. Praticare yoga. Lo yoga dà benefici già dopo una settimana di pratica se fatto tutti i giorni. Ad esempio, allevia il gonfiore e rafforza i muscoli addominali. Amici, se vi interessa questo argomento, preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. Avete visto, amici? Dimagrire e sgonfiare la pancia in poco tempo è possibile. Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la bellezza è facile. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. Avere cura della salute dell'intestino è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Mangia sano e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.